Leggerà, sì, quello da yoga, cioè da massaggio. E, dicevamo che a un certo punto, diciamo così, è nato un filone femminile dei tarocchi, guarda caso da una donna, si chiama Pamela Colman Smith, si chiamava. Pamela Colman, lui la Conoscerai, ti aveva conosceva, suonato. lui la conosceva, il suo cagnolino. È lei, E lei. probabilmente lei. Pamela Colman Smith è stata una delle donne, diciamo così, Non delle è una donna. iniziate streghe della Golden Dawn, e lei ha avuto questo mandato da Edward Way, che era un signore esoterico molto importante all'epoca, di fare un mazzo di carte. E questo mazzo di carte lui l'ha lasciato libera di farlo quello che è. Fai questo mazzo di carte, sei fantastica, sei lei, ha già una cartomante, per la parola, eccetera. E quando la Colman Smith ha consegnato le carte a Waite, lei gli aveva detto che non le faceva vedere fino all'ultimo momento, e si è scatenato l'inferno. L'inferno è che le carte non piacevano a Waite, che tra l'altro, se vi doveste mai comprare una versione di carte della Rider-Waite con dentro il libricino e il commento di Waite, prendete con il libricino, lo stracciate e lo buttate direttamente nella carta quando si passano il giorno dopo. Che è paradossale, ma era un pessimo tarologo. E il putiferio, perché nessuna delle condizioni che Waite aveva chiesto alla Colman Smith lei le ha rispettate. Ha fatto un mazzo di carte completamente suo. Quindi, casino o non casino, la Colman Smith è stata praticamente estromessa, espulsa dall'operazione commerciale, addirittura con una causa che poi, vabbè, non è andata avanti perché lei era anche povera in canna, ha detto, ma chi mo fa? E le carte sono state pubblicate da un editore che si chiamava Rider, giusto appunto, quindi si chiamano Rider-Waite, senza portare il nome della sua fondatrice. Adesso in America vengono chiamate le Smith. Giustamente, perché c'è poi tutto il recupero. Ma cos'è che ha fatto lei di tanto? A parte che sono bellissime esteticamente, se vi capita, sono liberti, se vi capita di vedere, dopo le faccio vedere qualcuna, vi ho fatto girare alcune carte, ce n'è una in particolare che viene considerata una carta misterica, che ha un nome, si chiama Lady in the Garden, la signora nel giardino. Una bellezza incredibile, lei è una pittrice super fine. Ma lei ha fatto delle cose. Innanzitutto ha cominciato innanzitutto ha rappresentato delle situazioni in tutti gli arcani minori. Per cui lei veniva chiesto di fare gli arcani normali, lei ha cominciato a, infatti ha trattato anche con la consegna, ha cominciato a fare questi disegni con, non c'era più il 5 di denari, il 4 di spade, il 3 di bastoni, ma c'era in ogni carta c'era una situazione. E qui interpretando il valore, diciamo così, della carta tradizionale. Poi ha fatto un'inversione, ci cioè ha messo come quando fuori piove, invece che mettere in cima alla classifica, diciamo così, dei semi, i cuori, ha messo i denari. Con, diciamo così, la motivazione, trovo tra l'altro sacrosanta, profetica, che in realtà è la materia. Che è il raggiungimento dell'obiettivo dello spirito, cioè è il creare il cielo in terra. Quindi la massima espressione della nostra spiritualità è nella materia, e nei quadri, come gli ori, come denari, significa il mondo materiale, la terra, no? Quale rappresenta una terra, quindi cioè, vabbè, dove altro si può esprimere lo spirito sul pianeta Terra se non nella terra, no? In più ha fatto anche altre cose, ha invertito il posto tradizionale della forza con la giustizia, che erano la forza della carta 11 e la giustizia 8, le ha invertite per una serie di motivi, perché si è scoperto in qualche modo che nel punto centrale delle carte del viaggio dei tarocchi, a un certo punto, quello che io chiamo, lo chiamo io così, ma quello è il significato, arriva la fossa delle Marianne delle carte, cioè le prove, più o meno dalla 8. Dalla carta numero 9, scusate, alla carta numero 16, noi conosciamo delle carte che nella sua parte d'ombra rappresentano le nostre sfide più grosse. Ed è interessante perché l'ultima delle sfide, la più importante, è quella contro l'ego. Cioè la 16, la torre, che è l'ultima carta,
di questa distruzione, tra virgolette, che facciamo nella struttura, rappresenta la distruzione dell'ego. Quindi addirittura l'illusione più grande è l'ego, neanche la morte o il male. E quindi il cammino, diciamo così, delle carte di Rider-Waite è interessantissimo perché ci propone proprio una sorta di struttura, ma tramite un approccio intuitivo, perché non c'è bisogno di conoscere i simboli di Rider-Waite, questa è la bellezza. Cioè, tra gli arcani minori alla grande non c'è bisogno di leggere, di sapere che il 5 è legato, che ne so, al passaggio della quintessenza, quindi non so, andare oltre la matrice. No, noi viviamo la carta, affrontiamo la carta e arriva l'intuizione. Per quello che è stato consigliato, sono state consigliate i tarocchi intuitivi. È stato un periodo in cui il primo libro che ha scritto Prembodi in italiano, cioè sono pochissimi in realtà di miei italiani su Rider-Waite, questo è un po' il problema. Lui l'ha chiamato il tarocco intuitivo, l'ha pubblicato con le edizioni Rendo, le edizioni gloriose che venivano dal mondo hippie, dal mondo di Osho, eccetera, eccetera, c'era questo mensile rivoluzionario all'epoca. E tarocchi intuitivi perché non c'è bisogno di, ma è anche un po' quello che una sorta di il patrocinio di Osho in questa cosa è stato molto interessante, perché come se gli avesse detto: ma che bisogno c'è di questi tarocchi così? Cioè rappresentano un po' un mondo vecchio, no? I tarocchi hanno bisogno di essere riportati alla luce e di essere aperti a tutti. Tra l'altro, questa cosa io la confermo, nel senso che mi è capitato, vabbè, ormai non so quanti, adesso sono fermo da un po', ma online va bene, faccio ancora, anche solo per far sì che partecipino persone da tutta Italia, ma dopo tantissimi seminari in presenza e tutto il resto, non c'è mai stato un seminario dove alla fine dei giorni o della serata ci fosse qualcuno che avesse dei problemi con le carte. Perché sono talmente evidenti le cose che arrivano, cioè sono talmente, se noi entriamo nella nostra intuizione, lavoriamo sul cuore, non c'è verso, ci arriva il messaggio, no? E quindi la rivoluzione della colomba Smith è rimasta in un certo senso, ha escluso proprio la sua fondatrice e quindi la sua creatrice per tantissimo tempo. Poi a un certo punto tutti i movimenti, il movimento femminista, tutto il resto, hanno andato a cercare meglio e ha detto: ma cavolo, si sa che è una pittrice, ma chi, cioè perché non portano il suo nome? Chi è questa? E quindi si è romanzato sulla colomba Smith, tanto addirittura anni fa era in previsione anche un film. Tra l'altro lei ha una vita molto particolare perché lei era afro-inglese, nel senso che era figlia di un inglese, di una giamaicana, per cui era anche nera, cioè quindi figuratevi lo scandalo e le cose. E in più era una sorta di strega, perché le donne nella Golden Dawn anche lì sono state molto importanti. Voi pensate, alla Golden Dawn c'è passata anche Sarah Bernhardt, per esempio. C'è dei collegamenti, che è stata anche la musa di alcuni esoteristi, oltre che, vabbè, io apprezzo tantissimo che il fatto che abbia dato il 2 di picche d'annunzio, questa è una cosa mia. Evviva! Non ho mai capito. Cioè, questa è una mia digressione, ma nel senso che Sarah Bernhardt non aveva certo bisogno di farsi intortare da qualsiasi persona, avendo una personalità fortissima e tutto il resto, essendo praticamente la musa di mezza Europa in quel periodo, no? E quindi diciamo che a un certo punto la vita della Colma Smith, poi si è cercato di fare questo film che però non è mai andato in porto, è una vita romanzata. Ed è la vita di una sorta di profetessa, e tra l'altro lei ha lasciato pochissime cose scritte sui tarocchi, tra i quali una delle cose scritte che lei ha lasciato sui tarocchi è anche quella geniale, perché raccomanda di non usare i tarocchi come divinazione, che è una cosa incredibile vista da un tarotista, no? Cioè da uno che sta creando dei tarocchi, e c'è questo piccolo dialogo con una persona che la sta più o meno idealmente intervistando, dove lei gli chiedono: come fai tu a leggere i tarocchi? E lei dice che si mette lì, non fa nessuna domanda, prende una carta e vede cosa accade, no? E da lì racconta il mondo alle persone.
è la modalità anche jodorowskiana per certi versi. Cioè, io Jodorowsky l'ho visto in azione, non dal vivo. L'ho visto in azione nel film di Battiato, niente come se me dovessi leggere i tarocchi in tempo reale alla troupe. L'ho visto in alcune cose, l'ho visto fare. E Jodorowsky parte da una domanda. Sì, e la fanno molto spesso. Ma poi voi capite che si sta andando dove vuole che l'energia lo stia portando, eh? A volte anche esagerando, poi nella sua modalità. Cioè, qualsiasi volta in cui voi consultate i tarocchi, non state facendo le domande. La cosa più difficile da cogliere è che sono i tarocchi che stanno facendo le domande a voi e a me. E questa roba qua a noi ci spiazza tantissimo. Noi non siamo abituati, noi vogliamo avere delle risposte. Per cui, come ci troviamo di fronte al fatto che ci sia invece a un certo punto qualcuno che dovrebbe darci le risposte che ti rivolta la frittata, rovescia la frittata e ti fa una domanda? Dice, ma come mai ti sta uscendo questa carta? La carta ti dice, come mai ti sto uscendo io? Cioè, e lì è un casino, perché però quello ci permette di non avere aspettative, perché pensate anche al fatto che nel momento in cui noi non prendiamo una carta così, per gioco, senza avere una domanda precisa, mirata, che investimento dovrebbe avere la carta di dirci quello? Dando per scontato che non è un caso. Certo, un razionalista vi dà che è casuale, totalmente random, ma va bene. Ma noi sappiamo che se ci stiamo avvicinando alle carte in qualche modo. Che investimento ha la carta delle stelle, il re di denari, se a un certo punto io non ho fatto nessuna domanda? Quindi ci vorrà dire qualcosa, se ce lo siamo attirati, no? E da lì parte un dialogo, che spesso è... E che spesso è un dialogo di evoluzione e anche di, come dire, un processo. Noi partiamo dalla domanda che ci ha fatto la carta, partiamo dall'aver estratto il re di denari, e magari il re di denari provoca dei cambiamenti forti strada facendo. E l'ideale, infatti, sarebbe decidere che la carta ci possa dare delle indicazioni a tempo. A tempo intendo dire, ci medito insieme per una settimana, per un mese, per mesi, per un giorno, quello che volete, e vediamo cosa accade. Perché quello che accade potrebbe essere che a un certo punto anche come dire, la relazione che abbiamo con quella carta è cambiata. Prima volta che la vedo mi dice delle cose, poi 2 giorni dopo me sta dicendo delle altre e io arrivo a delle conclusioni. Okay. Quindi, vi ricordate questo discorso dei semi, no? Che facevamo prima degli arcani minori? Negli arcani minori noi abbiamo la materialità di tutti i giorni, okay? E senza però le carte di corte noi rimarremmo sostanzialmente nella quotidianità, ma intesa come quotidianità ripetitiva, ok? Le carte di corte sono il desiderio che l'essere umano ha da questo regalo. Allora, immaginate come questa cosa. Gli arcani maggiori sono il mondo dello spirito che, ovviamente, simboleggiato, perché non possiamo vivere lo spirito direttamente, altrimenti ci bruciamo, dobbiamo essere come lui in qualche modo, no? C'è un intermediario che scende, è un regalo, è un dono, e arriva nella materia. Nella materia noi abbiamo la possibilità di concimare questa materia e renderla fertile, sacra, e da lì nasce il desiderio di tornare là. Immaginatelo come un circuito, di tornare là. E questo desiderio sono le carte di corte. Cioè, l'uomo evoluto, l'uomo che comincia il cammino spirituale vero e proprio, nelle carte, inizia con il fante, ok? Con il fante, tra l'altro, più giovane, che è il fante di spade, che era, il seme più, diciamo, meno evoluto, che poi non è proprio così vero, però. Ecco, da lì inizia una sorta di percorso che ci porta dall'essere dei discepoli ad essere dei maestri noi stessi, in qualche modo, no? Il re di denari, perché l'equivalente di quello che in altre carte potrebbe essere il re di cuori, è una sorta di Artù, di comunque un maestro di se stessi. E poi da lì ricomincia, diciamo così, il mondo spirituale. Quindi è un circuito, ok?
E le carte di corte fanno da cuscinetto tra il mondo evoluto, spirituale, cioè il mondo spirituale e il mondo dell'uomo comune. Perché voi capite che un conto è sentirsi la regina o il re di coppe, un conto è sentirsi, adesso vi faccio vedere la carta numero 5 dei denari, un mendicante. Ok? E nella nostra vita è inutile che fingiamo, cioè tutte le situazioni che noi troviamo nelle carte ci appartengono, no? Sono possibilità. Adesso vi faccio vedere, così le girate, innanzitutto quanto sono belle queste carte, vi faccio vedere una delle carte unanimemente considerata una delle carte più belle della storia, che è il 9 di denari, dove c'è tra l'altro anche una sorta di segreto iniziatico, perché il 9 di denari, la signora nel giardino, è una sorta di, ecco, sono insieme questa cosa un po', una sorta di rivelazione che siamo qui per un qualche motivo, siamo nel giardino per un qualche motivo. Vediamo un po' cosa posso farvi girare. No, anche questa che può. Beh, questa l'avete già vista. Però adesso metto anche una carta molto bella. Allora, giratevele pure. La prima è la signora del giardino. È una carta mistica, molto importante, perché rappresenta questa signora, che non è la signora del giardino, non è la padrona del giardino, è la padrona nel giardino. Questa signora che è bellissima, vestita con dei vestiti proprio da signora, da nobile, in un giardino meraviglioso con il falco tra l'altro in mano, tipo, e che è la nostra scoperta di quanto questo posto, diciamo, di sera anche dopo la piccola nel sole, di quanto la terra sia bella. Il rischio della signora nel giardino è di non volere più uscire da lì. E dice, cazzo, è talmente bello qua, dove vado? Ed è la scoperta della bellezza, della nostra bellezza interiore che si riflette anche all'esterno. Le altre carte che vi sto facendo girare sono carte molto indicative di come, ecco, questa carta che adesso arriva, che ho dato a Chiara, che mi ha dato a Chiara, è la carta del 5 denari, che un po' ironicamente si potrebbe chiamare, visto che ci sono tanti napoletane, miseria e nobiltà, la scelta tra l'essere mendicanti oppure no. Ed è una carta che si guarda caso è il 5 di denari, quindi è molto avanti nel cammino, ma a un certo punto arriva la scelta, bisogna di scegliere se ma ti senti davvero meritevole dell'abbondanza oppure no? Sei la piccola fiammiferaia o sei il padrone di questa villa dorata che potrebbe essere una chiesa gotica come. E quindi c'è la scelta, il 5 è sempre la via di mezzo. Tenete conto che il 5 a livello esoterico è esattamente la via di mezzo, no? Quindi anche un ponte, non a caso il 5 il Papa Metterocchi, quindi ha quattro numeri prima, quattro numeri dopo, quindi è proprio la quintessenza, è proprio il click, quello che potrebbe chiamare lo shift, no? Quindi chiedevo, di qua di là, tutti i 5 nei arcani minori sono una scelta di come prosegue il viaggio. E vedete che, allora, tenete conto che quelle carte, visto che lei ha i tarocchi di Marsiglia, per chi conosce un po' i tarocchi, Ma solo gli arcani. tu hai solo gli arcani maggiori, gli arcani minori sono numeri, cioè come le carte da gioco, come le carte da briscola, come le carte da scala 40. Quindi la grande rivoluzione, una delle grandi rivoluzioni di queste carte, è stata quella proprio di invece rappresentarle visivamente questi arcani minori. Quindi io ci interagisco, quel 5 lì, cioè la signora del giardino sarebbe il 9. Immaginate nelle carte che ne sono napoletane o siciliane i 9 di denari. Quando fate, come si chiama, la primiera? I 9. Sono gli ori. Quando fate gli ori? Quando si fanno gli ori, no? Nella scopa. Una cosa così. E quindi lì invece c'è una situazione con la quale interagiamo. E tanta roba, cambia tutto. Addio. Roby? Ah, ok. Il 5 di denari. Questo
sono le Rider-Waite. Rider-Waite, cioè Rider-Waite, però che vabbè, che adesso queste sono le original, nel senso che hanno cominciato a ristampare le versioni dove se tu cerchi le Rider-Waite normali o le Radiant, sono belle, però i colori sono sgargianti. Quindi questi colori cupi Questi sono gli sono i originali. colori originali, beh, ma anche perché siamo all'inizio del Novecento, non esistevano i colori psichedelici come noi li intendiamo, no? E quindi No, la... quello no, però come dire, dava un po' più di leggerezza, anche solo un azzurrino, qualcosa di lì, invece vedo che E vabbè, però non proprio. sono gli originali, cioè questa è la, capisci che No, rimangono... appunto, nell'idea di chi l'ha fatti, questa era la sua versione, insomma, la sua Lei li ha fatti visione. così, poi dopo sono stati stampati cambiando i colori, rendendoli molto più vivi, molto più psichedelici, ma a qualcuno infatti risultano molto sgargianti. Ma a parte quello, io poi ho conosciuto i Rider-Waite nella versione sgargiante, quindi poi l'ho scoperto e mi piacevano, però non sono reali, non so come dire, no? Cioè, un po' come il lavoro che poi qualcuno dice che in realtà non è proprio filologicamente corretto che ha fatto Jodorowsky con Marsiglia, no? Lui si è messo lì con Camoens, con i discendenti di Camoens, hanno fatto tutte le ricerche dal materiale che aveva la sua famiglia, la famiglia dell'editore, e hanno provato a immaginare come potesse essere i tarocchi di Marsiglia, perché i tarocchi di Marsiglia non sono mai stati stampati da nessuno. Non esistono i tarocchi di Marsiglia da qualche parte, non c'è un mazzo originale. Lo ha proposto la famiglia Camoens alla fine dell'Ottocento, anzi, credo addirittura fosse all'inizio dell'Ottocento proprio. Non è che qualcuno, mentre per esempio il Mantegna o i Visconti, che sono a Bergamo, all'Accademia Carrara, i Tarocchi, c'è il mazzo originale, Marsiglia potrebbe addirittura essere un'invenzione. Ma che arrivavano da Marsiglia, cioè Si nella chiamano Tarocchi città. Marsiglia perché pare che siano stati, cioè l'editore, ce li aveva ritrovati a Marsiglia e quindi li ha pubblicati, che sono il primo mazzo originale. Tutti considerano i Tarocchi Marsiglia il mazzo, il prototipo dei tarocchi, Matrice. la matrice, quella da cui poi dopo è nato tutto il resto. Il filone che è nato con i Rider-Waite è come se avesse aggiunto al filone maschile l'energia maschile Yang, l'energia Yin, cioè quindi è un mazzo particolarmente adatto per i nostri tempi, proprio per questo. Tra l'altro Jodorowsky racconta un episodio che a me ha fatto sempre ridere, questa cosa l'ho sentito proprio raccontare durante una conferenza. E lui aveva scoperto i Rider-Waite negli anni 70, e sapete che, immaginate che Jodorowsky negli anni 70 era ancora più sciamanato, cioè adesso non è niente in confronto, faceva cose folli completamente. E quindi è andato dal suo maestro di Tarocchi, che era un suo amico, che è stato un personaggio famosissimo, che è André Breton, il lettore del surrealismo. Pochi lo sanno, Breton era un tarotista coi contro coglioni di ferro, nel senso che tanta roba, ha scritto anche un piccolo libricino sull'arcano 17, sulle stelle. E gliel'ha fatta vedere tutta entusiasta, no? E ha detto: guarda, che belli questo. E Breton l'ha guardato sdegnato dicendogli, immagino in francese, cioè, che cos'è questa merda? Tu devi leggere solo i tarocchi di Marsiglia. E lui è rimasto. E lui però diceva, perché c'è una. E Breton poi non gli ha più detto niente, no? Poi sono. Breton è morto, lui ha continuato perché era un po' più vecchio di lui, e lui però ha avuto questa intuizione molto forte. Lui ha capito che Breton, consapevolmente oppure no, avesse compreso che Jodorowsky, folle come era, avrebbe aumentato la sua follia con i Rider-Waite, cioè non aveva bisogno di quella roba lì, lui aveva bisogno invece di un tarocco maestro molto sobrio, quasi come una reazione, una compensazione, altrimenti sarebbe andato in quegli spazi siderali tipo viva Led Sun, cioè tipo R, no? Senza considerare che, se ci pensate, il 90% della popolarità, soprattutto adesso, di Jodorowsky, è stato grazie ai tarocchi di Marsiglia. Quindi è come se lui, se Breton, ripeto, consapevolmente, ha avuto una sorta di intuizione che è stata utile per Jodorowsky. Cioè non sarebbe lo Jodorowsky di adesso se lui avesse continuato a dedicarsi ai Rider-Waite. Questo ci fa capire che ognuno di noi ha bisogno anche del suo mazzo di tarocchi. Ecco, questa storia che i tarocchi ve li devono regalare è una stupidaggine assoluta. Nel senso che è bello se vi regalano i tarocchi, ma è fondamentale che i tarocchi siano Belli quelli che vi scelti. risuonano. Perché a me è capitato di tarocchi che mi hanno regalato che io poi nel tempo ho regalato o venduto, perché non mi risuonavano proprio per niente.
Cioè, quindi, siccome i tarocchi sono uno strumento sacro e vanno sempre portati, tra l'altro, nascosti in un certo senso, non a caso si creano i sacchettini, vabbè, questo è un sacchetto che mi hanno fatto a mano, ma si creano, visto che anche lei c'è il suo sacchettino, ecco, vanno, non vanno ostentati, cioè lo vanno mostrati come andava nella propria casa, come un posto sacro, ma è meglio sempre tutelarli. Ok? Perché conto che io ho avuto adesso, questo è un mazzo relativamente nuovo, ma il mio primo mazzo di Rider-Waite, dopo 20 anni, era misteriosamente intonso. Cioè, sembrava nuovo. Sono un oggetto magico. Che uno ci creda oppure no, hanno una loro vibrazione. Come le pietre, come è vicino una ametista. Quindi è un nostro oggetto personale. Come quando abbiamo una collanina, come quando abbiamo una pietra che ci appartiene. Quindi, ed è importante scegliere quello che ci chiama di più. Diciamo che io consiglio molto il Rider-Waite perché se ci vogliamo lavorare con i tarocchi, perché sono più semplici e sono molto forti, sono molto alti, perché il livello di... allora, ci sono dei tarocchi bellissimi, bellissimi esteticamente, una roba che incanto, ma che hanno perso, cioè che perdono la simbologia. Dicevamo della simbologia, cioè tu non puoi disegnare il matto seduto davanti al computer in ufficio, perché il matto, cioè, non è quella roba lì, per cui può essere una bellissima rappresentazione quella cosa, ma stai stravolgendo la simbologia. Ci sono delle carte che hanno a che fare con il matto mi rende uno dei matti più belli in assoluto, perché rappresenta la massima, facciamo girare in senso antico. La massima, cioè veramente c'è un'apertura senza considerare la dovizia di particolari, cioè la ricchezza di particolari. Nel Rider-Waite c'è tantissimo, ci sono tutti e tre i colori primari e fondamentali, cioè il ciano, l'ocra e il magenta, sono molto rappresentati, cioè sono anche altri, ma quei tre, la colmaglietta ha usato i tre colori base, fondamentalmente, così come ha fatto Marsiglia, eh. In Marsiglia ci sono tre. C'è il color terra, la color carne, che secondo qualcuno è. E i tarocchi sono vastissimi perché collegati ai tarocchi ci sono, c'è l'astrologia, c'è la cabala, ci sono le erbe, gli aurosoma, le parti del corpo. Ognuno, per esempio, il matto è in un certo senso la nostra testa come lato di luce, come il settimo chakra, come lato di ombra, anche quello che poi ci porta giù, la follia. Pensate alla doppiezza, no, del concetto di matto. Il matto è Forrest Gump, quindi lo stupido del villaggio, che vuole anche la sua saggezza, ma il matto è anche, che ne so, Bodhidharma, l'inventore dello Zen, che andava in giro appositamente con una scarpa sulla testa per provocare. O Diogene che entra da Alessandro Magno di culo. Cioè, Alessandro Magno che gli dice: ma come ti permetti che sono il tuo re? Cioè, tu sei un re? Boh, fa capire che tu sei una merdaccia. E tenete conto che Alessandro Magno poi diventa uno dei discepoli preferiti, cioè, nel senso è una provocazione, no? Quindi il matto è Osho, ma se il matto è Krishnamurti, è Gesù. Cioè, pensate a questa cosa che nessuno riesce a concepire, che Gesù potesse aver frustato i mercanti nel tempio. Ma un maestro, secondo voi, sta lì dentro? Sta in quella roba come so buonino, come non so buonino? Gurdjieff buttava i ballerini giù dal palco. Cioè, nel senso che, certo che poi è un essere umano, nessuno sta mitizzando nessuno, ma usa comunque delle parti dell'energia che noi non ce le sogniamo neanche, perché là le elaborate. Si presume che abbia meno attaccamenti possibili, se non zero, no? Quindi il matto è, e vedete che nella carta del matto c'è una libertà enorme. Il matto di Waite proprio si affida, è un pazzo, sembra un pazzo. Anticonformista, diciamola così, Allora, insomma. una parte del matto è sicuramente l'anticonformista, la parte più evoluta, compiuta del Inoperosa. matto è fuori dall'anticonformismo, Sì, conformismo. sì. È Sì, fuori e anti, tutti e due assieme. esatto, è fuori. Tant'è vero che lo zero,
No? L'ultima carta, secondo qualcuno, è l'ultima carta dei altro, tarocchi. È altro dal conformismo. altro. È un. Perché c'è stato un click. C'è stato un click nel senso che lui è fuori Sì. da tutto. Libero. È libero. È libero veramente, ma non è libero solo da. Scusate, è libero di fare delle cose, ma è libero da condizionamenti, è libero forse anche da se stessi, no? Da se stesso, cioè non è più. E quindi è imprevedibile. E tra l'altro è una delle cose fondamentali del marzo, che è molto legato al discorso della serendipity, alla fiducia assoluta del destino, della vita, dell'universo. Vedete Lascia che, fluire. tra l'altro, in alcune carte della presentazione c'è un cagnolino, no? Per Molto favore. spesso il cagnolino nel matto fa o da avvertimento di pericolo o da stimolo. Lì è nella stessa posa del Lì è matto. felice come il matto. Sì, Tutte e due esatto. andranno a sfracellarsi. La logica dice sì, il matto non sappiamo. C'è un racconto zen molto bello nel quale c'è quest'uomo che scivola praticamente da una scarpata e rimane attaccato a un fiore, okay? Che tra l'altro è anche una delle metafore di quello che ha fatto Buddha con i suoi discepoli, perché Buddha in realtà non ha passato a nessuno l'eredità. Questo ha provocato dei problemi molto grossi. Si dice però che lui abbia lasciato invece l'eredità a Makariyapa, che era uno dei suoi discepoli più semplici, regalandogli un fiore, dello stesso fiore della storia Zen. E a un certo punto, disperato, non sa cosa fare, vede, in alcuni racconti c'è una tigre che arriva e che si mangia il fiore, per cui lui rimane, crolla. E la cosa incredibile è che nel crollare da questo dirupo pazzesco, l'universo lo prende e lo fa cadere in un campo di fiori. In altre versioni, assomiglia un po' anche alla carta della torre, addirittura trova delle monete d'oro cadendo. Okay? Cioè, quindi, davvero se io cado succede qualcosa di negativo? Davvero se mi schianto con un uovo ci Brava, rimango? esatto. Nel matto c'è una tale fiducia nell'universo nel momento presente che non si pone le domande, no? Quel matto lì è il matto forse più libero che c'è nella storia dei tarocchi. E la cosa che colpisce è il cagnolino felice che il suo padrone stia andando a schiantare. Dice: beh, è scemo questo, gli fa le feste mentre sta andando a schiantarsi? Se fosse Achille fermerebbe qualcuno, no? Dice, no, o lui. E invece il cane è contento, non perché è pazzo, ma perché è pazzo come il suo padrone. È una parte di noi. Tra l'altro il cane rappresenta l'istinto molto spesso, c'è anche nella carta della luna. Quindi e quella carta lì è bellissima perché ha una capacità di. Le avete viste tutte le carte qui? Ecco, ci sono delle carte anche molto spiazzanti. La Colvasette lavora tanto anche con lo spiazzamento visivo e con quello che si potrebbe dire spesso, si potrebbe definire il grand guignol, cioè il grottesco anche un po' esagerato. Sono delle carte estreme, c'è la 10 di spade dove c'è questo uomo sdraiato per terra con 10 spade lungo tutta la colonna vertebrale. Per terra spiaccicato. Scusa Francesco, posso farti solo una domanda velocissima? Quando ho parlato del matto, siccome io mi sento un po' folle, ma non è mai uscita la carta del matto. Allora, Quindi cosa vuol dire quando non ti adesso esce ti mai dico, una a volte dici sì, carta che è l'opposto di quello che no? Non è così l'aspettativa, due cose. giusto? Allora, ci sono. Hanno fatto degli studi, per esempio, per cui alcune carte escono meno di altre, per cui esce molto più raramente il mondo del matto, esce molto raramente la morte, eccetera, eccetera. In più c'è un discorso microcosmo tuo per il quale si vede che in questo momento non ci interagisci, non ti serve, o ce l'hai inglobato in te, quindi non ti deve far vedere delle cose. O pensi di esserlo, ma non lo E sei, infatti quando dico, capito? cavoli, io penso di essere folle e invece magari sono Ma perché se tu sei. Allora, facciamo conto che tu sia indeciso, folle, non lo so, indecisa, è eh. neutra questa mia affermazione, perché dovrebbe uscire di me. Sembra Perché? potrebbe Se ti ha detto essere che ti una ama. conferma del mio Ma presente, perché devi dici? confermare? Cosa devi confermare? La carta interagisce su quello. Allora, la carta non conferma, la carta dialoga, vibra. Oppure allarme rosso, allarme. Cioè, se la carta fa il lavoro di un processo alchemico, è un processo alchemico per me la carta.
Quindi se tu non hai bisogno di nessun processo alchemico lì, mica esce. Non è una conferma la carta. Carta è interagisce in modo tale che quel simbolo porti alla coscienza delle cose che sono inconsce, con le quali lavorare. Quindi in realtà potrei anche non averne bisogno. Esatto, sì. Questo non è il bisogno. Sono delle carte che escono raramente delle persone. Io spesso, delle carte non mi escono mai, delle carte mi escono spesso. Per quella è la mia tematica, o C'è mia una carta che affrontatore. non ti è mai uscita No, ma è o... uscita, vabbè, poi nella quantità industriale di carte, certo, Sì, cioè comunque, chiaramente. vabbè, facendo Sei dato tanto... che faccio le carte da quando avevo 15 anni, sì, mi Quindi sono tutte uscite le tutte. 78 per forza ti devono uscire Sì. Sì, statisticamente... però statisticamente ci sono delle carte che sono più mie. Poi noi abbiamo, allora, c'è Mary Greer, che è una delle più grandi tarotiste di tutti i tempi, che ha creato anche, purtroppo i suoi libri non ci sono in italiano. Ha creato anche dei libri sulle costellazioni tarocchi, cioè quindi le usa per. E dice anche che ci sono degli arcani maggiori che hanno a che fare con l'anima, cioè c'è l'arcano maggiore dell'anima nella nostra incarnazione, c'è l'arcano maggiore. Ad esempio, il mio arcano maggiore dell'incarnazione è il Papa, che è essere punte, cosa che io per tantissimo tempo ho rifiutato, perché ovviamente il Papa è legato all'autorità, anche al padre, all'essere apparentemente sullo spirituale, e invece c'era tanta parte di me che voleva. Però il Papa sostanzialmente è semplicemente il ponte tra il divino e l'umano, no? Quindi una persona ponte, credo che senza falsa modestia lo sono, la vita mi sta portando a dire che se non sei ponte te non so, quindi, e quindi c'è un'accettazione maggiore, e quindi c'era un periodo in cui mi usciva tantissimo il Papa, e io andavo in reazione e dicevo, adesso non mi esce quasi mai. Idem l'eremita, c'è stato un periodo in cui evidentemente io ho bisogno di stare tanto in solitudine e quindi continuavo a uscire, a interagire, adesso non esce quasi mai, no? Dipende, dipende. Poi attenzione, quando escono gli arcani maggiori, se escono in una lettura, tenete conto che gli arcani maggiori sono fortissimi, che sono il mondo dello spirito, però hanno bisogno di essere portati qua, cioè nel senso che. Entrare in relazione con un arcano maggiore è più difficile che entrare in relazione con un arcano minore, perché l'arcano minore ci appartiene di più, è più legato alla quotidianità. L'arcano maggiore è lo spirito che si vuole incarnare, quindi il suo messaggio, se tu usi solo tutti gli arcani, no? Sia quelli minori che maggiori, il suo messaggio è molto più potente. Però può essere più difficoltoso, perché io quell'archetipo non lo voglio prendere. Quindi lui continua a fare pushing, cioè dire, no, adesso. Sei sicuro? Ma anche perché poi è la tua anima, no? Che te lo chiede, quindi. L'anima è proprio una sorta di. Cioè, c'è da una parte l'individualità, quella che chiamo l'individualità, dall'altra parte la personalità, cioè c'è l'anima e l'individualità, quindi. Perché siamo qui, in qualche modo. E poi c'è tutta la personalità che può essere al servizio, come no? E che è quella che crea poi grossi problemi, perché la personalità crea io sono questo, sono fatto così. Vengo da lì, questo pur non lo posso fare, se lo faccio chissà cosa succede. Quella roba lì è la personalità, l'anima di cosa succede, di cosa deve fare, e può fregare di meno. Perché se deve fare delle cose, l'anima sa benissimo che è qui per quello, non muore. Non è del corpo fisico che sa che morirà, l'anima sa che non morirà, quindi viene strano. Cioè, a me fa ridere, perché ogni tanto mi viene da dire, no, questa cosa, pensa cosa. Noi siamo qua che diciamo, cazzo. 3 anni, 2 anni, 1 anno e mezzo. L'anima, secondo me, è di quelle crasse risate, perché cazzo vuoi che sia 2 anni, che sono in giro da milioni di anni? Cioè, e tu mi dici, mi parli 2 anni, certo, cucciolo, cioè giusto, il tuo corpo è. Però io sono qua, ho bisogno di fare delle cose da milioni di anni, che ci saranno ancora altri, e non mi interessa. Cioè, i tuoi 2 anni fanno un po' ridere. Chiaro che c'è questo distacco forte, no? Nel momento in cui noi siamo nel 3D. Tutto diventa molto diverso, ma l'anima sa che il tempo non esiste, non è una frase fatta. Quindi, quando noi entriamo in contatto molto spesso, sono delle carte per le quali noi entriamo in reazione fortissima, perché ci stanno dicendo delle cose che noi non vogliamo soltanto prenderle. Però ecco, io sono convinto, poi non ci sono controprove, che le carte quando arrivano siamo sempre in grado di prenderle, vuol dire che siamo sempre comunque pronti a. Tutte le cose che accadono è così, altrimenti non accadrebbero neanche, non si materializzerebbero. Se noi non siamo pronti, non è vero che l'universo ci fa accadere delle cose così, perché sadico, perché bastardo. Tanto per cominciare, l'universo le cose ce le ha chieste
una dolcezza infinita per 150.000 volte, la 151esima, ha detto: senti, vaffanculo, va. Siccome sei da te, poi tra l'altro me l'hai detto tu di ricordartelo. Io che, a me che me frega, no? Nel senso. E quindi a un certo punto, però ci sono delle carte che per noi sono molto potenti, perché noi non le vogliamo vedere, ma siamo sicuramente quindi in grado di farlo, perché altrimenti non si sarebbero palesate. Ma se, come dici, no, incontri una situazione, come fai a distinguere questa cosa? Mi è capitata perché dovevo incontrarla e quindi, diciamo, assecondo, lascio scorrere, fluisce, oppure, cioè, se ci sono degli ostacoli, voglio dire, come fai a capire se è un ostacolo, no? Allora, non è tanto quello che, allora, su quello che ti è capitato, che quello che ti è capitato doveva accadere, secondo me è un dato di fatto, al 100%. È la risposta a quello che ti è capitato che cambia le cose. Cioè, è cosa tu ne fai di quello che ti è capitato. Tant'è vero che ci sono persone che di situazioni negative hanno fatto diventare oro e persone che sono, che quella cosa gli ha dato un colpo di grazia, per dire. Quindi è come tu rispondi a quello. E il significato che gli dai, ma soprattutto come te ne servi. Sì, ma Forse il significato potrebbe anche essere della personalità, no? La reazione, per esempio, allora, sei della avversa. persì, questo è interessante, è una cosa molto bella quello che stai dicendo. Sei della personalità, te ne accorgi perché non funziona. Quando è in azione l'anima, l'individualità, le cose si aggiustano, perché ci si mette un giorno, ci si mette un anno, ma a un certo punto le cose si trasformano. Sei la personalità, che poi tanto è quella che crea karma, perché come dicevamo anche ieri, noi siamo convinti che quando iniziamo, per esempio, una persona partiamo da zero, invece partiamo da 202, e quella cosa ci fotte, perché non saperlo ci fotte, perché noi pensiamo di essere vuoti, ma non siamo vuoti, che ci siamo rincontrati esattamente dove ci avevamo lasciati. Quella cosa lì, quando tu la trasformi, te ne accorgi, perché c'è un cambiamento energetico, sia in te che nell'altra persona, nella situazione. Se, quando agisce la personalità, le cose non solo non migliorano, ma peggiorano esponenzialmente, sempre. Però secondo me, da quello che mi viene proprio di sito, se arrivi già a contatto con la tua anima, cioè se sei dentro di te, sei in contatto con la tua anima e quindi distingui anima e personalità, perché se sei Sì, anima la vedi, la individualità e personalità personalità. ti La vedi. personalità è l'insieme, lo so, è il sistema operativo, è pieno di Esatto. software, basta, che Se io agiscono. sono l'hardware, dall'alto vedo, Ok. ecco, allora se sono l'anima e vedo me e vedo appunto il contenitore, la personalità e tutto, se agisce l'anima è quasi già esclusa la personalità quando affronti queste situazioni perché è più potente, prevale. Sì, Quindi infatti se tu praticamente non lasci è fare, hai ragione. alternativo Allora, se tu o fai, l'anima o la personalità, esatto, dipende beh, da chi ma un po' la agisce. stessa cosa che stavo dicendo, cioè nel senso che se tu Secondo me lasci se arrivi agire già lì, l'anima, è lì che va, non è più la quando tu personalità. lasci agire l'anima, Ormai sei immediatamente ok. qualcosa accade, e quello che accade è uno scioglimento del karma. E se la personalità, nello scioglimento del karma, se nello scioglimento del karma c'è un'incazzatura o un dire, però doveva andare diversamente, è ancora la personalità che sto dicendo. Perché nell'anima tutto è neutro, cioè per l'anima è Sì. neutro, non è che devi stare per forza insieme a una persona o che le cose devono andare in quel Sì. modo o che tu devi diventare davvero ricco, no, perché noi non abbiamo questa idea che è sempre la personalità. Siamo questo, dobbiamo fare questo. Per l'anima, come per l'universo, è tutto misterioso, Va tutto tutto bene. ok, va tutto Sì. bene. Quando noi lasciamo, come dicevi, siamo in contatto con l'anima, l'anima velocemente risolve questa cosa e la fa diventare Dharma in un certo senso. E lì la differenza grossa. Quando noi ci stiamo incaponendo in un certo modo, ci facciamo male, ma questo vale per tutti, vuol dire che ancora non abbiamo lasciato intervenire l'anima. E le carte in qualche modo ci dicono quello, no? In certe situazioni. Perché quando l'anima poi interviene, le cose poi si trasformano realmente. Quindi non si pone nemmeno, fondamentalmente non si pone nemmeno la scelta tra anima o personalità. Se c'è l'anima non c'è l'altro. Ecco quello che In un volevo certo dire. senso è così, no? E viceversa. Quando tu lasci agire l'anima, poi a un certo punto vedi che certe cose puff, si risolvono o cambiano velocemente in un modo che però magari non piace alla tua personalità, ma cambiano. Quindi quando c'è tutte le volte che tu tieni, trattieni, c'è sofferenza, cioè c'è sempre un aspetto della personalità che sta agendo. Altrimenti c'è il dolore, magari come quando finiscono delle cose delle persone, ma finiscono in maniera sana. C'è il dolore, perché non è vero che non c'è il dolore, ma tu sei integro e quella cosa lo senti, che sei integro.
Se L'osservi da fuori, lo osservi, il se tu dolore. sei invece una sofferenza che è una mancanza, un bisogno che è sempre straziante, eccetera, eccetera, corpo, la roba lì è la personalità. La carta ti parla sempre di anima. Però anima, che è interessante, no? Cioè dice, guarda che tu hai bisogno di questo. È questo che ti sta cercando di dire la carta, no? Cioè, sei sicuro di... Cioè, vuoi continuare a essere un mendicante o vuoi essere un re? Vuoi stare in mezzo alla strada? Questa carta è divisa in due. Vuoi stare in mezzo alla strada o vuoi entrare e vedere cosa c'è qui? Che magari c'è una chiesa dove ripararsi o magari questa è casa tua e stai girando intorno. E quindi, come qui ti dice, te ne devi andare da questa situazione. Questo ricorda molto anche Renzo, che se ne va, Renzo Travaglini, insomma, va a trovare su un... Questo è il 6 di spade, tra l'altro il 6 è legato al cuore, quindi comunque c'è. E Ah, sì. vedete che si porta dietro un Sì. bimbo, che poi in realtà non è, è la metafora del bambino interiore, no? Si porta dietro il bambino magico, si porta sempre dietro. Quindi, e vedete che c'è qualcuno, c'è un barcaiolo. Tenete conto che nelle carte tutto quello che vedete siamo sempre noi, eh? Cioè tutte le cose che vedete qui dentro, compresi i personaggi, quindi noi siamo sia la madre, si presume, sia il bambino, che il barcaiolo, che la barca, che le croci. Che sono spade, che l'acqua, e a volte c'è, tra l'altro è interessante da parte del gioco il fatto che a volte ci identifichiamo con una delle parti oppure no, cioè sentiamo più di essere questo, che ma è funzionale. Così come qua c'è, e questa è una carta che è molto osciana quasi, celebration, celebrazione, Le due coppe in alto, e tre colpe in alto, tre coppe in ok. alto. Tre. Perché questo è tra l'altro una sorta di, il 3 rappresenta anche una sorta di figlio, quindi di risultato, no? E qui ci sono queste tre persone che brillano. Poi su Rider-Waite sono state fatte delle illazioni incredibili, perché qualcuno ha detto, ah, non ti anticipate i sannyasin di Osho, ma cioè, senza rendersi conto che nella tradizione di tutti, di tutto l'Oriente, i discepoli si vestono da sempre di arancione o di rosso, quindi vabbè, non è che... E quindi... Qua c'è una delle carte del sole più belle della storia, con questo bambino magico con le braccia aperte, che anticipa un po' il matto. Con questo cavallo che tutti scambiano per un unicorno, talmente bello, ma invece è un cavallo, ci sono i girasoli. Qui c'è un gioco, perché sapete no che i girasoli guardano verso il sole e stanno guardando verso il sole, quindi il sole chi è? Noi. Dice, il sole sei tu. Cioè, ops. Quindi... E quindi c'è un cambio di... perché se no i girasoli dovrebbero guardare o verso l'alto dove c'è questo sole o da un'altra parte. Se guardano verso qualcuno è come se noi fossimo lo specchio, no? E qui c'è l'inizio del viaggio dell'innocenza, perché noi siamo... Dopo, tenete conto che dopo la torre tutto quello che compare negli arcani maggiori è nudo. Nel senso che siamo ormai spogliati di strutture, quindi... Quando crolla la torre dell'ego, dalle stelle in poi non ci sono più personaggi vestiti, perché siamo completamente vulnerabili. Quindi sono sfide dai mondi altissimi, ma... Possiamo maggiormente spirituali e non abbiamo Sì, bisogno non di abbiamo bisogno di materia. coperture, non abbiamo bisogno di strutture, di... Ma c'è un metodo, io che non ne so, c'è un metodo per fare queste carte, però c'è 5, 2, ne guardo una, cioè come funziona? Allora, vabbè, qui sarebbe lunghissima, perché è chiaro che stiamo facendo Sì, un una escurso, cosa però certo, liofilizzata. non è che appunto Allora, puoi. diciamo che sempre io leggo sempre una o due carte al massimo, o prendo una o due carte al Le massimo. Secondo prendi me a caso così, come nelle capita. carte c'è già una carta è un mondo per cui ci puoi stare 2 o 3 ore sopra. Ma non fai differenza tra maggiori e Meschi minori, tutte cioè se le prendi tre sopra No, in genere otto. le uso tutte, gli arcani maggiori le uso in certe situazioni, oppure quando nella carta della notte di San Giovanni, che è la carta dell'anima, che il 24 giugno si prende questa carta che vale per tutto l'anno, lì si usano solo gli arcani maggiori. Ma solo San Giovanni d'estate, San Giovanni d'inverno, visto che c'è un altro San Giovanni che è l'evangelista, visto che c'è una specie di... quella carta serve come supporto, si possono prendere tutte. Le mischi. Mischi. Sì, no, beh, si usano tutte insieme. Sono due sistemi che si sono integrati, basta, erano tre sistemi come c'erano prima. E gli arcani minori sono molto importanti perché ci dicono dove siamo nella materia, eh? Quindi non è che
Io trovo che per esempio leggere solo gli arcani maggiori Non è solo non è difficile. il massimo perché sono troppo alti. Facciamo fatica, cioè la connessione la troviamo più difficilmente, non so. E poi possiamo poi prenderne due, tre, ecco. Trovo che estrarre, poi ognuno ha il suo Quindi modo, è libero, diciamo, no? È libero. finché riesce a Allora, sopportare. non c'è un tarologo, un tarotista, un lettore di carte uguale a un altro, perché non c'è un essere umano uguale. Quindi quello che vale per te, c'è gente che prende 15 carte, le mette su e legge. Io dopo 4 carte le sto a perdere, io ho bisogno di una, due massimo. Sì, finché leggi i Questo è il mio modo. messaggi. Diciamo, Nel finché senso non che io incontri lavoro in quella gente. maniera lì, è il mio modo di Finalmente. lavorare. Altre persone lavorano in un altro modo. L'importante è che sia funzionale per te, che sia il tuo modo e che questo poi lo passi agli altri, cioè nel senso che è utile se ti chiedono. Però è così come la storia di Folle delle carte a rovescio. Mamma mia, E qui innanzitutto su internet trovi tutto, ah, cioè, adesso per esempio, pazzo, è la carta analitica, cartomanzia. però pazzesco, senza Non c'è. sofisticazione. Dicevamo prima, Sì. quando è Per stata. svuotare il significato esoterico, cioè, allora, innanzitutto non c'è nessun manuale né niente, non c'è. Se le carte avessero avuto bisogno di un rovescio ci sarebbe stato e soprattutto crea già separazione, vuol dire già giusto, sbagliato, davanti, diritto, corretto. No. Anche perché in ogni carta, adesso ne prendo un'altra, questa è una carta emblematica, ogni carta c'è anche il suo lato d'ombra. E se sei in connessione con la carta lo senti e come? Questo lo senti che sta facendo una fatica della Madonna perché c'è una postura sbagliata. Ok? Non so cos'è, ma veramente È 10 con di. Cioè, pensate portare. Ti dice, guarda che così arrivi a casa, ma più lentamente. E soprattutto, i 10 dei bastoni sono l'energia, il fuoco. C'è troppo carico, hai bisogno di sgravarti, di portarlo in maniera molto più ergonomica. Quindi questa cosa è già implicita, viene. Se tu ti metti in connessione, lì c'è la risorsa e anche l'ostacolo, per dire la Monopoli. Il Monopoli, che sono le risorse. Vedi quelli che escono. Esatto, le probabilità di imprevisti, esatto. Quindi sta a te connetterti e dire, ma cos'è che mi risuona qui? Perché poi quello che mi risuona che è importante. Se mi risuona che sto facendo una fatica boia, bisogna ciò di capovolgere, cosa mi cambia? Cioè, cosa vuol dire? Poi intanto capovolgere significa creare una situazione che al contrario. Cioè, cosa vuol Sì, ha dire? senso. Non ha senso. E perché continuano a scrivere da tutte le parti? Ma Quando c'è separazione, perché fanno, sono vogliono dei comunque, cioè, vogliono peracottai? veramente sempre creare questa separazione, no? Non lo sanno e lo ripetono. No, forse No, perché c'è allora, un c'è una intento, coazione a cioè, ripetere, ma c'è anche c'è un una cosa intento. maliziosa, non tutti, come diceva Chiara prima, che dare questa, come dire, in un certo senso sputtanare così tarocchi e dargli delle cose, gli toglie la possibilità, toglie la forza, il vero ruolo dei tarocchi, per cui è ingrato. Il tarocco spirituale, se tu lo banalizzi in questo modo, cioè lo vuoi rivoltare con se ti esce così, allora se diritto ti succede questo, perché poi è sempre Esatto, così, sì, se ti diritto succede incontri il questo, fidanzato, questo e se rovescio ti quest'altro. lascia. Sì, magari è una carta meravigliosa, Sto no? portando sul regno di Vanamarchi, che è un'altra Certo, cosa, e fanno quindi sto diventare una togliendo proprio il maggioranza. valore Sì. simbolico del tarocco, proprio sto manipolando il Stai simbolo, spostando il lavoro del sì. tarocco non c'è più quello vero. Sì, ed è Anzi, proprio pazzesco. una Come la modalità, commercializzazione, perché esatto. poi ti Ma anche serve. la non solo la commercializzazione, ma anche La la. banalizzazione. Sì, la. Come se non stesse facendo più il suo lavoro. Cioè, non attivi più. Sì, strumentalizzato e quel Strumentalizzazione. lavoro lì non accendi più. Non li fai fare. Come se tu usassi un trapano per picchiare il chiodo al posto del Ma perché chi martello. usa, ad esempio, una Vannamarchi, comunque i maghi, quelli La così gente lì. sporadici, si attaccano, cioè usano lo strumento del tarocco perché di per sé è un nome potente, cioè la Certo. gente sa che ha un certo valore, però loro lo trasformano Ma ancora, lo la gente banalizzano tra per l'altro ha poterci far soldi contribuito, dietro in no? qualche Cioè, maniera. ha contribuito a creare la superstizione. La superstizione è creata anche dai Mr. Smith della Matrix, della situazione. La gente che ha avallato questa cosa e che si affida ai tarocchi come se fosse la risoluzione. Quindi senza prendersi la responsabilità. Perché l'uso nei tarocchi è tutto
tutto quello che ti viene detto è la tua responsabilità, cioè senso che non ti dirà mai guarda che ti succede così, e ti dirà prenditi la responsabilità, che vuoi fare, che stai facendo, dov'è la parte ombra, la parte di luce, la parte mancante, la parte quello che ti dice. E quindi lì ti dà in mano uno strumento, come uno strumento potentissimo, ma che fa paura. È molto più comodo dire, ah sì, succederà così perché il destino ha deciso così. Non c'è nessun altro che però che appartiene Ma la cosa poi posso a noi. raccontare un Sì, dopo aneddoto Francesca, perché se mi no ha devo fare. molto colpito. Io sono andata l'altro giorno a fare una pizza praticamente. Questa ragazza, che era la proprietaria del locale, parla dei tarocchi e mi fa: io anche quando ero ragazza ero appassionata dei tarocchi, se non qui ho incontrato una persona, un veggente che mi ha detto: ah, ma guarda che questi tarocchi che tu hai hanno canalizzato molta energia negativa, tu li devi assolutamente buttare. Lei ha preso e ha buttato il mazzo di tarocchi. Questo è proprio emblematico Cioè, di quello che le è stavamo bastato solo quello, dicendo. ma perché era in risonanza con questo, non era per niente. Certo. Perché? Cioè, Cioè, è ecco, bastato che una persona ti questa è una chiave dicesse: butta le carte e tu fondamentale. le Nei tarocchi butti. lavora la risonanza, ma la risonanza è Pazzesco. Ma qualcosa anche, sì, ma la mancanza di risonanza con se con stessi a se priori, stessi. cioè se Esatto. Tu arrivavi puoi risonare con te davanti, stesso, puoi risonare quello con quello che c'è fuori. forse lo cioè, avrebbe sei un voluto già buttare burattino, lei, sei un burattino, probabilmente. ma perché tu lo sposti sempre all'esterno, ti responsabilizzi, cioè non vedi che i tarocchi sono uno strumento di connessione. E nel momento in cui lo riconosci come strumento di connessione, è tutta un'altra cosa. Ecco perché secondo me c'è tutto uno strumento manipolatorio dietro a quest'uso dei tarocchi. Assolutamente, assolutamente. Ma lo sai Tant'è. che... Scusate. No, vai, vai. No, che prima di conoscere te, io non ho sempre pensato, non così, da dicerie, da false credenze, no? Del fatto che i tarocchi fossero qualcosa di non malefico, ma di inutile, di Come non... potete dirsi? Cioè, non so, nel mio inconscio collettivo erano entrate queste informazioni distorte, no? Ma Poi queste quando... informazioni sono Come le nell'inconscio avrettissimo, collettivo. come le avrettissimo. Poi conoscendo te, dico, queste, cioè, poi vabbè, avevamo già conosciuto le carte, quelle di Fabio Marchesi, le Venire Cards, quindi già quelle mi avevano fatto un po' E sono degli capire, oracoli, no? Sì, 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 sì. sono infatti quelli sono oracoli, e però poi quando ho conosciuto te, ho detto, cavoli, ma io poi mi piace molto la parola magia, ho detto, ma queste carte sono magiche, le ho trovate proprio di una... Io poi non vedo bene, ti chiedevo, sai, che di colore sono, perché, e tu mi dici, questo è di questo colore, perché per me i colori sono importanti, pur non vedendoli bene. Dicevo, ma queste carte hanno una potenza inaudita, cioè, dicevo, ne prendi una e boh, ti si apre un mondo, e mi hanno sempre fatto credere, ma non era colpa di nessuno, ma era Ma chi ha colpa di creato tutti. i tarocchi erano sicuramente dei grandissimi iniziati, che avevano una Esatto, però sono grandissima fatto credere saggezza, questo, non e che è altro. interessante perché avevano probabilmente anche una grandissima umiltà, cioè non erano, erano veramente al servizio, perché noi non conosciamo. Come i Qing, qualcuno gli attribuisce a Lao Tse, ma non è vero, non c'è nessuna prova che sia stato, solo un sistema che qualcuno ha creato e che è rimasto senza creature. Perché non era importante. Che ci allontanano da qualcosa di meraviglioso. Dico, se non probabilmente dovevo conoscere te perché dovevo Niente è prendere, casuale, nel comprendere queste senso cose che magari qua. tu ti eri già avvicinato ai tarocchi in altre vite, chi lo sa, cioè Dico no? che ogni volta devo andare a cercare, infatti poi mi hai sgridato da carta al rovescio, cose, perché non mi ricordo mai niente, però dico, senti, ma vivitela la carta, quella che ti esce è quella giusta per te, anche se non comprendi esattamente il significato. Se ti è venuta questa carta, c'è un motivo, vividela, no? Ma se le stai magari alla sera è più potente, nel senso, Non non necessariamente. necessariamente. Quando tu ti Ecco, senti, quella la deve essere il estrai, tu ti rovescio senti di meglio meglio il destino. Come Cioè, rovescio il diritto, se non esatto. sei uguale, Esattamente, scusate, ti senti ragazzi, meglio al ma non mattino o alla stesso. sera? Quando... Tipo, poi alla fine sei tu che Sì, devi no, ma cioè, leggertela, cioè. certo. No, allora io scusate, volevo soltanto fare un appunto perché lo sento proprio che mi stride. E quando vi ho sentito tutti dire: ah, questa che ha buttato le carte perché gliel'ha detto uno, la carta dritta e rovescia, allora io stavo pensando tra me che secondo me non c'è un giusto e sbagliato in assoluto, ma anche chi, la signora che avete raccontato, ha buttato le carte dopo che qualcuno gliel'ha detto, vuol dire che lei
era già di quella cosa e gli è stato dato un messaggio che l'ha fatta reagire così. Non c'è né il cattivo o quello che ha interpretato male. No, È una sorta di diciamo che messaggio di fatto che allora, era diciamo la realtà. dal punto di Esatto. vista. Vai, vai. Allora, finisco un attimo. Sì. E lo stato anche le carte, chi dà un valore al dritto e al rovescio, secondo me non è da demonizzare o dire è sbagliato, perché come la vedo io, poi magari non dico, ma io la sento così. Le carte sono uno strumento, come ne abbiamo tanti altri, no? Per aiutarci a dare un'interpretazione, e che sia con l'alto, con l'orizzontale, verticale. So, io le vedo come uno strumento sacro, perché per me sono importantissime, ma deve risuonare con me. Se un messaggio, poi vi faccio anche degli esempi, riesco a veicolarlo meglio, anche perché una carta, per esempio, quando mi cadono le carte, quella carta lì per me ha un valore perché è Certo. uscita e scappata. Se una carta mi viene storta, non è vero che è un presagio negativo, però evidentemente ha bisogno forse, non so, di essere raddrizzata. Ecco, tutto questo, io mi ricordo che da piccolina si vedeva, intanto era una cosa molto più misteriosa che faceva il tarocco, mi ricordo che con mia nonna mi diceva, sai, quella c'era nella campagna, no? E non era la classica strega, quelle signore un po' strane, che però tutti andavano di nascosto. E questa leggeva le carte anche in maniera, adesso, però lei le veicolava col suo sentire. E ne fregavo, cazzo, scusate, secondo me, se la dritta, rovescia. Cioè, il tarocco Sì, ma intuitivo, secondo me, hai capito cosa sì, voglio dire? Ecco, assolutamente. quindi anche se c'è chi legge i sassolini come sono messi, quindi la carta, io poi correggimi perché volevo solo esprimere una modalità che secondo me è Allora, sono intuitiva. d'accordo, assolutamente, però tu hai detto anche però un'altra cosa molto importante, hai detto secondo me come risuona. A me non Risuona. risuona quella roba lì, per dire, se io sto Esattamente. passando questa cosa e poi la dico, ognuno è libero di fare ciò che desidera e ciò che Eh bisogna. sì. L'unica cosa importante secondo me è che questa cosa venga veicolata tramite il cuore, l'anima. Ok, quindi il contatto con se stessi. Poi è vero, tu puoi leggere anche le carte, testa in giù, quindi diventano contrarie per te perché tu sei facendo la posizione yoga. Puoi smazzarle, puoi leggere quando ti cadono, che è vero, che tra l'altro sono dei messaggi. Poi va benissimo, basta che ci sia una connessione Non che te lo dica e uno che ti da risuoni. fuori, che te lo dica di buttare, questo è il Vabbè, sai, discorso. Cioè, poi. io lì contestavo, che vuol dire che se tu fai una cosa a prescindere perché te lo dicono, è perché tu dentro non hai ancora Ma può essere, ma ci, noi sviluppato. andiamo per gradi di Appunto, quindi approssimazione. quella E signora che ho quindi buttato magari usa i probabilmente tarocchi, ma lei non è aveva ancora già intenzione intenzionato di di ma usare, certo, deve è un ancora ragazzi, è un sviluppare, quello cammino. intendo. È un cammino, cioè voglio Ma una mia dire. amica che faceva i tarocchi a me, allora gli ho detto, me li fai? E lei mi fa, no, li ho buttati perché sentivo che mi influenzavano negativamente. Allora, quindi lei li faceva prima di che io mi avvicinassi un po' a questa cosa. E mi ha spiegato il perché, ma ha i suoi motivi sentiti, non è che dico Allora, della ognuno è legge. dove è. Io ho passato Dov'è? degli anni quando ero molto giovane, quale tarocchi a un certo punto ho sentito il bisogno per 7 anni, li ho messi in un Basta. cassetto, non li ho più visti perché non mi facevano stare bene. Poi sono tornati con la mia trasformazione, sono tornati trasformati loro. Cioè, quindi è chiaramente una relazione molto personale per ognuno di noi. Ognuno di noi ha il suo, Sì, assolutamente. l'importante forse è distinguere il significato reale dalla superstizione. Ecco, questo è importante, cioè siccome purtroppo, al contrario di altri strumenti, i tarocchi si portano su di sé tantissimo fango apposito, è chiaro che più tu pulisci, un po' come quando pulisci le monete d'oro che sono nel fango, più tu pulisci quella roba lì e togli la crosta dalla superstizione, meglio è. Poi è chiaro che lavorano per ognuno come desidera e niente casuale, ma stiamo attenti perché nel senso che l'inconscio collettivo sui tarocchi è molto molto più pesante rispetto a tante altre cose.
Credo che solo, che ne so, la stregoneria è considerata peggio. E non è No, un caso. E non è un caso. sai una cosa, su questa cosa mi sento di aggiungere questa cosa che mi viene, no? È vero quello che dici, cioè tutto va bene, però ci deve essere anche una direzione. Cioè devi vedere, perché se no quello che sta succedendo anche nei nostri tempi, che è anche un'intenzione di un certo tipo, di un certo tipo di forze, è mescolare continuamente A e B, bene e male. Giusto e È su tutto e giusto, è giù, tutto è tutto sbagliato, giusto cioè e tutto sbagliato. spera dal banco E non questo mantenere ci la impedisce fiducia. È il di tecnico del caos, avere che è plutoniano, tra e l'altro. questo ci impedisce di avere una direzione precisa. Non esiste un assoluto Se di c'è bene e causa di hai bisogno di male, uno che però ti guidi esiste e lì adesso caschi. quello che è bene e quello che è male. Se qualcuno dice a me quello che è bene in questo momento, io lo seguo, io sto delegando a qualcun altro il mio potere, non è bene. Non so se mi spiego. Cioè, se io per esempio tu vieni e mi dici devi buttare la carta, devi buttare le carte, e io ci credevo perché mi piacevano le carte, io sto delegando il mio potere a te e questo non va bene. Cioè, io devo capire anche quale dei messaggi esterni mi portano verso un criterio evolutivo e lì dove mi portano verso il caos. Sì, su questo sono d'accordo, però non penso né che quella che ha buttato né che quello che l'ha fatto buttare avessero un intento. Assolutamente, No, però. ma questa è la legge cioè la legge, non ci sono leggi, però è l'aspirazione a essere sempre più appunto centrati, avere una direzione, è qualcosa che viene. E un po' alla volta, cioè chi arriva subito c'ha l'illuminazione e Sì, chi però, però è ma anche, proprio Francesca, però l'arte anche, è un Francesca, però anche metodo. dovere, in un certo senso, secondo me, anche di tenere il timone di quello Cioè, strumento il ma più sì, è possibile. un Perché attimo, altrimenti, un istinto, un attimo. anche perché tra l'altro siamo in presenza di una situazione dove è successo tutto il contrario. Cioè non è che, capisci, dove c'è di No, ma io non sto tutto. giustificando, non sto dicendo che sta bene, ma io guardo veramente. E loro sono lì. Sì, ora sono lì, certo, sì. Cioè, Ognuno chi è lo quel. fa, Va magari anch'io benissimo. nel mio piccolo cerco che, però quella che ero 3 anni fa, 10 anni fa, non l'avrei. Vabbè, Ma se perché a non questa lo faccio? signora ha risuonato di buttarla. Era una sveglia in realtà in quel momento, anche perché tu capisci, lei mi raccontava una Ma cosa che non era l'ha accaduta nella sua sentita la gioventù. sveglia, Però lei ancora Però scusate, rimpiangeva posso dirvi una di aver cosa? Poi questo è buttato il mio. caos. Ok, va benissimo, però. Anche questo poi ci devia da. Che ci frega? Nel Ancora senso, con no, no, che ci ce sto. frega? Cioè, vale per Insomma, tutti fai i noi, no? suoi, sì. Quello che è interessante, secondo me, è che questa cosa deve essere risuonante per noi. Ecco, quello è l'unica legge sacra che c'è. Cioè, per cui se per me funziona in un certo modo, è giusto che io segua quella legge dell'anima e segua quella modalità con la quale quello strumento mi appartiene. Basta che io. Sia risuonante, basta. Cioè, poi, ripeto, ognuno ha il suo vero. Io non ho conosciuto mai, anche i tarotisti più brillanti che conosco, non c'è nessuno che si assomiglia, sia nella scelta, che nella modalità, che nel metodo, tutti diversi. Ma per fortuna, ma che bellezza, no? Però certo, ormai siamo in grado, penso, di distinguere anche chi ha una lettura nella quale c'è, come dire, un dare la responsabilità all'esterno, una lettura invece della quale che ti porta invece a doverti guardare, a doverti osservare, a doverti confrontare, quello cambia, è un approccio completamente diverso. È vero anche che dopo un po' cominci a non attirarti più nemmeno persone di questo tipo, perché c'è una sorta di. Si alza da talmente tanto energia, io mi ricordo i primi tempi, a furia di dire no, 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 e adesso è difficile che qualcuno mi chieda. E arrivi qualcuno che mi chiede se il fidanzato la lascerà o se si sposerà entro la fine dell'anno. Con tutto il rispetto che si può avere, però, no, basta. No? Quindi statisticamente poi succede che anche nella quantità poi la qualità arriva. No? E è un percorso. L'importante è quello che capiamo è che abbiamo a che fare con uno strumento sacro, cioè come tanti, non è che c'è il dito, grazie a Dio. E uno strumento che è stato osteggiato pesantemente. E forse anche perché. Come tutti gli strumenti che portano al dire, vabbè, mi faccio io la mia vita tramite le mie responsabilità. Questo non piace da sempre, non mi è mai piaciuto.
hanno solo stato il potere, no? Cioè, questa Eh cosa, il sì. potere è dentro di noi, dice no, no, ti faccio comprendere che questa cosa no, è sbagliata, occhi, stregoneria, no? E Sì. quindi no, te deleghi il potere a qualcun Beh, altro, per che in esempio, dentro realtà... la carta del diavolo c'è anche questo, no? Il diavolo è la giustizia, il diavolo è anche la manipolazione religiosa, la manipolazione di chi ti fa credere che, insomma, che tra l'altro devi Dalla ribaltare la realtà, per cui tu sei quello spiritualità. satanico, no? È un po' come la storia di Notre Dame di Parigi, di Frollo che porta il rogo Esmeralda, perché cioè, vede la pagliuzza di Esmeralda e non vede la trave sua, che sostanzialmente se la vuole portare a letto. Cioè, punto, no? E quindi, vabbè, interessante, perché nei tarocchi c'è tanto anche, c'è tanti secoli di manipolazione. Lei ha usato la parola però interpretare, ma io non credo che il tarocco, la carta del tarocco vada interpretata, cioè penso che Altra vada bella consentita, questione. cioè l'interpretazione è una parola che mi fa, Allora, quando c'è la nella Bibbia interpretata, la mi carta del fa mago saltare. rappresenta sia il consultante che il consultatore. Cioè, allora, i tarocchi, per come la vedo io, funzionano molto di più nel momento in cui non c'è il consultante e il consultatore. Cioè, tu dovresti essere metterti da parte. Più c'è, tant'è vero che è più difficile leggere le carte alle persone a cui vuoi bene che non agli sconosciuti. Perché c'hai molto più investimento nelle persone a cui vuoi bene. Quindi, più tu ti metti da parte e sei un canale, più la lettura arriva e arriva la connessione. Quindi anche con noi stessi, più noi ci mettiamo da parte in quel momento, nel senso di non abbiamo il nostro investimento, più il messaggio della carta è chiaro. Perché io immagino il messaggio della carta come se fosse una sorta di lampo, di intuizione, poi ognuno di noi ha il suo modo di sentire, c'è chi è, non so, uditivo, chi è visivo, chi è, ecco. Quindi interpretazione, sì, cioè, interpretazione presuppone che ci sei, che c'è qualcuno, una parte della personalità, che c'è sempre, è molto difficile che sia parte. Però credo che le intuizioni più forti delle carte vengono quando non c'è nessun investimento, neanche di quello che ti sta facendo le carte. E per quello che io sfido molte persone, tra virgolette, a farsi le carte da soli, perché è la cosa più difficile di questo mondo, ma è interessante perché non c'è neanche il filtro dell'altro, quindi so cazzi tua. E quindi è una questione tra te e il tarocco. E lì c'è nessuno che dice: sto andando bene? Sì, sto andando bene. No, sei tu e la carta. Bene, prego. E quindi, certo. E poi addirittura quando tu togli la domanda e invece sei costretto a dare tu la risposta, ancora di più, se no sei nella difficoltà, tra virgolette, la mente vai tilta. Perché dice, come non c'è una domanda? Come mi stai chiedendo tu? Sei lì, io voglio venire a chiederti le cose, sei tu che chiedi a farmi a me le domande. Sei tu, dammi la risposta. Dammi una risposta. Invece no. Infatti, come diceva anche Francesco, quando è che ci sono le 9 volte in cui le carte danno dei messaggi, non so, cadendo, te ne cadono due dal mazzo, ne vedi in giro e trovi quante volte. A me è capitato anche di trovare delle carte da gioco per strada, penso magari qualcuno di voi, no? L'universo non ti va a parlare, quindi anche i tarocchi. Non so, apri un giornale, c'è un tarocco, cioè, anche quelli sono segni, no? Sta a noi prenderli, decidere cosa ci stanno dicendo. Rimani in ascolto Rimani in praticamente quello che ti ascolto. viene detto. Mi hai fatto venire un flash mentre lavorerò i sanitari. Cosa devo fare quando non sono nel controllo della mia personalità? Siccome ho la personalità un po', quando non sono nel controllo, perché sei lì che fai, no? Cenerentola, quando dice questa cosa, cavolo, ma mentre lavo, magari quando proprio sto lavando proprio il gabinetto, il cesso, che l'ho messo la mano dentro per pulire bene, dico, oh, cioè mi lamerò le mani, e la vado a prendere lì, perché in quel momento sono proprio centrata, non quando adesso devo prendere la carta, Questo mi è aspetto il una tuo modo, vedi? Questo è un risposta. modo molto personale che io non proporrei, diciamo, in però Potresti spargere carte in perché tutto il secondo bagno e poi man mano che pulisci le me raccogli e so, dici è tu l'ultima guarda. che resta. Perché magari
sono nel qui e ora proprio perché sto pulendo il water e ci sono proprio lì, sono presente. Invece no, adesso devo, la domanda l'hai risposto tutto quanto e poi questa carta qua. Allora, lì, c'è tanta gente che è il cui modo, e trovo che sia, abbia un senso, il cui modo è importante di dare, cioè, di dare importanza alle carte e non dargli importanza. Quindi prendono nel momento meno così. Perché non hai nessuna... Sono scaramanzini? No, ma proprio no, cioè c'è il momento, le carte sono sacre, per cui magari c'è il momento in cui ti metti lì e tutto il resto, ma può essere un ottimo modo anche quello di invece di prendere una carta così, senza neanche avere una frazione di secondo di tempo per pensarci, in modo tale che non hai... Non influenzi. Per non influenzare. Non è attaccamento. Che tanto influenzo? Ogni modo, certo, ma ogni... Sì. Ma perché io voglio essere pura, voglio essere cinica. Ma questo voglio essere, quel voglio è ancora la mente. Lo so. Ancora la personalità. Tu sei sempre pura in ogni momento. Ma detto, perché se la carta sei... degli amanti ed è bellissimo, però sto conducendo poi questa cosa qua. Sono chi mi darà, chi sono io, mi devo dare la risposta, non devo fare le domande, mi devo dare la risposta. Sembra la piccola anima di ieri sera che ci legge. Esatto. Però è bella, no, sta cosa ci proverò, Sta cercando ma non capisce cosa deve trovare. Di rivedermi, sentire. Vabbè, la serendipity è anche questo, no? Non sai cosa stai cercando, pensi di dover cercare una cosa e ti arriva tutt'altro, che meglio, esatto, però. Che è meglio di quella che stai cercando. Bellissimo, infatti questo elfo che sta vagando così per Monte Capini Alto e sta sperimentando una cosa. Beh, stasera magari poi quando c'è Chiara che... Sì, guarda, Chiara per piacere stasera. Vabbè, sì, non ci sono problemi. Voi che state più tardi, io non ho problemi. Sì, intanto dormiamo la mattina. Sì, infatti dormiamo.